Lasciate andare a disposizioni tecniche, adesso, no? Molti allenatori che anche sono passati da qua e tutti pensavano insomma, che il Milan avesse bisogno più di una prima punta. Sentiamo un attimo però. No, no, tu eres más fuerte. Ho chiesto se vuole giocare Tuzanip e Abbassa e Ronaldinho sul palco. Adesso va sul palco. Freestyler. Stavo dicendo appunto, probabilmente eravamo lontani dalla da realtà della gente, dai cuori della gente. Questo è un aspetto che secondo me va anche sottolineato. Kingdom, andiamo a Pierluigi Pardo, il collegamento da San Siro. Pierluigi. Vediamoli insieme. Siamo testimoni comunque di un momento bellissimo, quello che sarebbe nei nostri occhi. Adesso Ronaldinho comincerà a palleggiare, insomma l'ambizione nemmeno tanto nascosta dei dirigenti del Milan è che possa fare un po' di freestyle, come dicevamo prima, con Adriano Galliani, che possa far vedere qualcuno dei suoi numeri da capogiro che ha fatto vedere in questi anni a Barcellona. Quindi adesso insomma, al di là delle mie parole, lo spettacolo immagino lo faranno i loro piedi. Eccoli qua, Alessandro. Io fossi nei bianchi sarei un po' in difficoltà, invece loro mi chiamano perfettamente a loro agio. Aspettateli il pallone però, perché voglio vedere anche loro argini. È il loro palleggio di Stinco, una specialità di Stinco notevole. Anche. Cioè quello lo faccio anch'io. Lo fa anche lui. La legge di tacco un po' più difficile. Allora, vediamo un po'. Pierluigi. Guarda, intanto ti posso dire che abbiamo già sentito la canzone che i tifosi del Napoli cantavano per Maradona, no? Uè, mamma, innamorato, so, qualcosa del genere, ho visto Maradona e qui è diventato sì. Visto Ronaldinho. E insomma, credo che dal punto di vista della spettacolarità nella presentazione di un giocatore ci avviciniamo a quei livelli lì. Insomma, quella presentazione è rimasta nella storia e qui un po' lo stesso tipo di emozione. Guarda, questi numeri assolutamente sono fine a se stesse, no? Nel senso che poi sì, ma adesso lui si diverte sicuramente, però è un qualcosa in più che lui fa come giocatore. No, appunto, ma infatti volevo sottolineare quello che dicevo. Lui ha una forza incredibile, è un giocatore che poi, tornando al discorso di prima, lui ha giocato tante volte anche al Barcellona come prima punta, scambiandosi con Samuel, quindi è un giocatore che quando è in condizioni fisiche ottimali fa la differenza. Sì, no, anche perché dà l'impressione di essere un po' gracile, in realtà è gracile per niente, perché ha una potenza, una forza, una capacità nello scatto incredibile. Chi lo ha osservato dal bordo campo o sul campo come compagno, come Demetrio Albertini, insomma ha sempre sottolineato questo connubio tra la tecnica e la forza fisica. Sì. Attenzione. Voglio sottolineare che non è facile palleggiare così, davanti a 30.000 spettatori, perché veramente... Okay. Beh, immagino, nemmeno... Ringraziamo! Con un arancio come piace Maradona. Abbas Farid, Tuzani! Grazie, grazie, thank you!